l'evoluzione della gestione politica, delle politiche pubbliche, si fa dai comuni. Io sono orgoglioso dei nostri sindaci. A cosa serve un sindaco se non a dare lavoro ai suoi concittadini con i soldi pubblici che ha, utilizzando dei bandi trasparenti? A cosa serve un sindaco se no? Secondo me, senza un vero cambiamento culturale, che si può fare solo dal territorio, quindi senza i sindaci con una certa visione non andiamo da nessuna parte, non riusciamo a cambiare questo paese. Che cos'è la rivoluzione che io mi auguro? È questa, che l'elettore si faccia cittadino, che il sindaco si faccia portavoce, che l'istituzione si faccia comunità. È questa la rivoluzione vera che vogliamo fare. Non ho mai fatto politica nella mia vita, mi sono sempre occupato un po' del sociale, degli altri, ma non mi sarei mai segnato in realtà che oggi potessi amministrare una città bella, così complicata, anche difficile come lo è Ragusa. Ma l'ho fatto con la voglia di fare qualcosa per gli altri, per la mia città. È un po' lo spirito con cui tutti i sindaci in Italia del 5 Stelle amministrano la propria comunità, per il bene comune. Abbiamo una giunta fra le più giovani d'Italia, un consiglio comunale fra i più giovani in Italia, età media al di sotto dei 30 anni per la giunta, dei 35 per il consiglio comunale. Abbiamo la voglia di dimostrare che la politica può essere fatta anche in maniera diversa e lo stiamo dimostrando con i fatti. Lo stiamo facendo anche risparmiando e facendo risparmiare i cittadini, perché abbiamo appena deliberato una riduzione di 1 milione di euro sulla Tari, quindi il 10%, che significa che i cittadini aumenteranno il proprio potere d'acquisto, e questo a fronte di una città più pulita e quindi di un costo del servizio più basso. Abbiamo già raggiunto, dopo quasi 3 anni di amministrazione, numerosi traguardi che ci fanno pensare quanto l'azione impressa dal governo Movimento 5 Stelle abbia dato i frutti sperati. Intanto ci siamo orientati fin da subito sul sostegno alle persone più vulnerabili, i nostri concittadini più vulnerabili, sperimentando una forma, seppur locale, di reddito di cittadinanza, cioè un sostegno a quelle persone che noi abbiamo voluto chiamare nuovi poveri, quelli che hanno perso il posto di lavoro, che vivono il disagio di una malattia che li espone non solo al disagio economico ma anche al disagio della malattia. Quindi si può fare molto. Noi dal primo giorno ci siamo scatenati su questo. C'era un mega appaltone che si chiamava Global Service, era un unico servizio, un unico contrattone che faceva 2 milioni all'anno di servizi: cimiteri, semafori, taglio dell'erba, ponti, pulizia, riscaldamento, luce, qualunque cosa lo facevano loro. Era una ditta, Manuten Coop, che qualcuno ha già sentito perché qualche mese fa è stata... Torna! Sì, no, 84 milioni di multa dalla Gcom per aver fatto cartello e averci disastrato i servizi nelle scuole. Ecco, noi abbiamo smantellato questa forma di appalto, abbiamo rispettato la legge, abbiamo fatto le gare come si deve, servizio per servizio. Abbiamo ottenuto risparmi dal 20 al 50% e noi non siamo gli esperti. Al Movimento 5 Stelle spetta di solito di risollevare le città dalle macerie, e il bello è che ci riusciamo.